Amici di Manfredonia TV, benvenuti ad Anteprima Sport, il 30° numero dell'appuntamento sportivo dell'emittente di Manfredonia, che per quei pochi che non lo sanno trasmette dal canale 645 del digitale terrestre. Siamo presenti su Facebook, siamo presenti su Twitter, quindi potete colloquiare con noi in qualunque modo vogliate. 30ª puntata per parlare della partita infrasettimanale di Manfredonia Gallipoli, del quadro completo della 28ª giornata e per poi parlare delle grandi sfide che ci sono state. Vedremo se sono decisive o comunque se lasceranno altre possibilità a chi ha perso e comunque analizzeremo tutto questo con degli ospiti importanti. Abbiamo chiamato Franco Cioffrede, il direttore sportivo che conosce la D come un po' come le sue tasche e non solo la D. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie Franco. E poi per la prima volta ad Anteprima Sport Giuseppe Di Bari. Buonasera a voi. Salto tutte le presentazioni perché tra l'altro sei di Manfredonia, anche se da qualche anno stai facendo il direttore sportivo a Foggia e devo dire Giuseppe è davvero con grandi meriti e per questo ti facciamo ovviamente i complimenti. Grazie a voi. E ti faccio subito una domanda, ma perché cerchi sempre l'estate in salita, Giuseppe? Perché non la scelta del mister? Ma forse prima il tuo amico di Padarino. Foggia, Padarino, poi Zerbi, invece del classico nome che accontenta la piazza, di quello che è stato Campilongo, di quello che è stato Nano, invece no, tu sempre scelte a salite, sei scelta in salita e poi spesso hai ragione delle tue scelte. Ma forse in questo momento bisogna mettere in evidenza la precarietà che attanaglia il mondo del calcio e quindi si è costretto sempre a fare delle scommesse. Per fortuna queste scommesse stanno andando bene e quindi mi auguro e auspico che vadano sempre bene. È ovvio che ognuno di noi vorrebbe scegliere un allenatore di provata esperienza, un allenatore anche che possa farti stare tranquillo. Non è il caso di Foggia perché sappiamo bene le condizioni, sappiamo bene che non è una società che vive nell'oro, una società che paga il giusto, però che ti costringe a fare delle scommesse. Io di questa scommessa sono non contento, arci contento, perché De Zerbi sta dimostrando veramente di essere un allenatore di un certo calibro, un allenatore che farà parlare di sé. Sei riuscito a portare il Foggia in due anni nella Lega Pro, praticamente nella Serie C unica, e quest'anno stai andando con la tua strada molto al di sopra delle aspettative. Si parlava di salvezza all'inizio, invece dopo la brillante vittoria di ieri a Matera siete ad un passo dai playoff. Ma guarda, anche se davanti ci sono dei giganti, bisogna dirlo. Guarda, io ritengo il mio percorso sicuramente fortunato, perché in interregionale siamo riusciti con pochissimi soldi a giocarci i playoff e a giocarci un posto anche per il ripescaggio. L'anno dopo c'è stata questa nuova riforma della C e quindi della Lega Pro Unica e si poteva approfittare rientrando in quegli 8 posti, quindi sicuramente per me è un percorso facilitato da queste situazioni, però devi avere qualche capacità. La fortuna aiuta gli audaci, sicuramente mi reputo un audace. Franco, il modus di operare di Giuseppe è quello che dovrebbero avere tutti, non è più tempo di spendere grandi capitali, anche perché tra l'altro non ce ne sono, poche società ormai ne possono disporre. No, come diceva Giuseppe, il Foggia sta facendo il suo percorso, un progetto che il primo anno di C si sono salvati quasi verso l'inizio del girone d'andata e adesso si stanno giocando i playoff, che
Però l'unico, Giuseppe lo sa meglio di me, Foggia è una piazza molto, ma molto esigente, non si accontentano nemmeno dei playoff, perché non so se è un bene o un male, perché qualche partita l'ho vista, i tifosi pensano, però alla fine con il budget che aveva a disposizione tutto sta facendo un grande campionato. E parliamo adesso invece di Manfredonia, anche perché tra l'altro Giuseppe è informatissimo pure su Manfredonia, perché spesso lo vediamo al Miramare appena i suoi impegni foggiani glielo permettono. E parliamo di questo pari, a Gallipoli, un Gallipoli, Franco, possiamo dirlo, trasformato da Mangiapani. Molti credevano in una squadra mai morta che cercava soltanto i punti salvezza, invece ha vinto a Pozzuoli, ha battuto in casa il Potenza qualche settimana fa e ieri è riuscito a rimontare anche lo 0-1 con Manfredonia. Però secondo me non è il Gallipoli che ha iniziato il campionato con Vopicella, le sei vittorie consecutive tedesche. È cambiato società, hanno cambiato tutta la rosa, poi Gallipoli è una piazza, sì, però massimo la salvezza. Ieri è stata una partita, secondo me, di fine stagione, con poche motivazioni, che in questo periodo ne usciranno parecchie di queste partite. Con pochi stimoli, perché in effetti tutte e due le squadre sono salve e non hanno altre ambizioni. Giuseppe, abbiamo rimproverato spesso a Massimiliano, che tra l'altro sta facendo una stagione straordinaria, poi parleremo di questo anche con te, il fatto che comunque spesso quando si è in vantaggio, addirittura contro squadre in inferiorità rispetto al Manfredonia per squalifiche o per doppia ammonizione, non riesce a chiudere la partita. È successo spesso durante l'anno. Può essere un limite o sono dinamiche del campo che certe volte non ti permettono comunque di approfittare di una squadra che ha qualche uomo in meno? Ma possono essere svariati i motivi. Penso che chi meglio di lui può sapere, considerando che ha a che fare con la squadra, la vive giornalmente, può capire il motivo. Può essere anche un discorso di personalità della squadra, come a noi è successo, per dire, con le grandi riusciamo a fare grandi cose, con le piccole veniamo meno, e quello oggi forse è la cosa che ci portiamo dietro, il non riuscire a fare il salto di qualità proprio in quelle situazioni. Può essere anche una questione di caratteriale. Quando ci sono le motivazioni veniamo fuori, quando invece incontri squadre più piccole hai delle difficoltà, perché mentalmente dai per scontato che dici può essere una vittoria. È un discorso psicologico che fa parte del gioco, ma questo si verifica maggiormente nelle squadre forse non abituate a vincere, e forse in questo caso qui anche i ragazzi del Manfredonia qualche defaianza da questo punto di vista ce l'hanno. Ecco. Io pensavo pure allo schieramento di Massimiliano, che comunque gioca con tre dietro, però di solito gli esterni che fanno da esterni alti sono sempre difensori. Un 3-4-3, bene o male, no? È un 3-4-3 strano, però. Sì, può essere anomalo. Massimiliano dice che è un 3-4-3 d'attacco, però gli esterni alti sono tutti e due difensori, Giuseppe, sia Rizzi che Palumbo. Dipende come agiscono. Sono difensori, per cui alla fine Massimo si protegge molto. Poi se trova la zampata di Bozzi, o quella di Laporta, o quella di Fa, e comunque riparte sempre con molti uomini. Se sono bravi a riempire il campo, a fare sia la fase offensiva che la fase difensiva, problemi non ce ne sono. Puoi essere anche difensore, ma sei propenso ad attaccare, ci può stare che tu possa anche nei momenti dove ti devi difendere ti difendi, quando c'è da attaccare partono tutti, quindi, e puoi rischiare a quel punto di subire, ma questo fa parte anche della personalità della squadra. Ciò che lui ha trasmesso, si vede che lui ha trasmesso questo, e in qualche occasione paga dazio. Franco ha segnato ancora la porta. Quanti punti avrebbe in più Manfredonia se avesse giocato la porta per quei 3 mesi in cui è stato infortunato? Chi lo sa? Questo non si sa. Poi doveva giocare al posto di qualche altro. Però i valori sono diversi, Franco. E se giocava al posto di De Vita, che gli ha dato i punti di girone di andata, può darsi che i valori erano... Non si può dire, no.
Non... Comunque un buon punto alla fine a Gallipoli, Franco, l'avresti sottoscritto dall'inizio prima di andarci? No, ma io pensavo che a Gallipoli era una partita che il Mavverona poteva anche vincerla, perché sono adesso il Mavverona può giocare senza tensione, senza te la puoi andare a giocare dappertutto, però alla fine il punto bisogna accettarlo e andare avanti, però il Mavverona in questo momento non rischia niente a livello anche di classifica. Secondo me, come l'ho detto a un'altra trasmissione, i giochi sono quasi fatti. Vabbè, più per soddisfazione personale, cerca di arrivare di arrivare più in alto possibile. Questo. Quello è quello di scalare qualche posizione. Poi, come disse Franco qui qualche settimana fa, in questo periodo i calciatori si procurano il pane per l'anno successivo. Le punte è normale, giochi più con la testa più libera. Ci sono più gol. E cerchi di arrivare più su possibile in classifica, che quello ti permette di giocarti le tue chance nell'anno successivo. Però la motivazione che dovrebbe avere, secondo me, il Manfredonio è quella di scalare qualche posizione in più. Io devo stravolgere un po' la scaletta, perché dovremmo avere dovremmo provare a collegarci con Severo De Felice, il mister del San Severo, che anche ieri ha sbalordito andando a vincere addirittura a Grottaglie. Quindi invito magari la regia a prendere contatti con mister De Felice, già miracoloso l'anno scorso col San Severo, quest'anno poi si è ripetuto, per chiedere a lui un po' qual è la ricetta di questi successi, di questa zona, di questo allontanamento dalla zona play-out da questa settimana, perché a tutti gli effetti ad oggi il San Severo sarebbe salvo, cosa che insomma qualche mese fa sembrava addirittura impossibile. Franco, che idea ti sei fatto tu di questo San Severo? Non basta solo 5 a giustificare tutti i buoni risultati che hanno fatto in queste ultime settimane. Il San Severo ha cambiato parecchio, ma non a gennaio, più in là, penso verso febbraio, non ha preso solo 5, ha preso 5, ha preso Molino, ha preso Fulco, ha preso Campagna, ha preso Rossi, ha preso Gregorio, è più di metà squadra. Però ha preso Carminati, ha preso Benny Cicerelli. Sì, però bisogna vedere anche altri giocatori, Giuseppe può darsi che lo conosce. 5 rosse vengono dalla Primavera, della Lazio, l'anno scorso hanno giocato in C a Chieti. E non sono mali come giocatori. Dovremmo avere il mister De Felice in linea. Mister, c'è? Sì, buonasera. Buonasera. Grazie intanto, mister, per aver sottratto del suo tempo alla nostra intervista. Grazie a voi. Intanto le parlo subito i saluti di Franco Giuffrede e di Giuseppe Di Bali, che so che lei conosce bene. Un abbraccio a entrambe. Ciao, mister. Ciao, mister. Allora, mister, ci spieghi qual è la ricetta di questi successi? Già l'anno scorso qualcuno gridò il miracolo per la salvezza del San Severo quando prese in mano la squadra lei subentrante a Ruffini. Quest'anno poi sembravate spacciati ad un certo punto, invece ad oggi siete praticamente salvi. No, vabbè, ma io credo che il calcio sia molto più semplice di quello che poi noi tutti lo facciamo diventare. Io credo che sia talmente evidente la lettura di quest'annata, perlomeno finora. Noi ci chiamavamo una squadra, diciamo, sulla carta per la salvezza fino a prima di Natale, più o meno, eravamo fuori dai play-off. Poi c'è stato un buco, diciamo, da dicembre fino a circa gennaio, un paio di mesi, dove noi, forse i molti non lo sanno, non so se si sa, che eravamo andati tutti a casa per i compiti societari, no? Quindi, voglio dire, noi abbiamo fatto diverse partite con una squadra che era poco più di una juniores. Invece poi, grazie a Corrado del Giudice e a Gigi Marino, che hanno fatto loro per primi un miracolo, a portarmi dei giocatori che, seppur giovani, sono giocatori un po' più di qualità e che ovviamente hanno cambiato il volto a questa squadra. Quindi, voglio dire, finché noi abbiamo avuto prima di Natale i vari candidati, Cicerelli, Mallardo e via discorrendo, senza voler confrontare nessuno, eravamo fuori dai play-out. Poi, quando la squadra è stata smantellata, perché la società non sapeva se potesse continuare un mese il campionato, in quei due mesi è ovvio che abbiamo fatto pochissimi punti. Poi, da quando si ripete, sono arrivati questi ragazzi
a dare una sembianza di squadra, ovviamente i risultati sono arrivati. Ero, sono lo stesso allenatore dei mesi di dicembre e di gennaio, evidentemente prima di questo arco di tempo e dopo questo arco di tempo sono cambiati i giocatori. Ovviamente l'anno scorso la salvezza del San Severo, il miracolo che è stato compiuto a San Severo, è solo esclusivamente merito del mister Longo, che io non ho fatto altro che consigliarlo al presidente Nino Marino, e colgo l'occasione per mandargli un abbraccio grande come il mondo. Certo, ci associamo, presidente, del mister. Ho solo consigliato al presidente Nino Marino Emilio Longo, che io ritengo un tecnico non preparato di più, quindi il merito della salvezza l'anno scorso è esclusivamente del mister Longo. Poi i nostri saluti al presidente, all'ex presidente Dino Marino, ovviamente, anche perché lui ci tiene molto alla Manfredonia. Certamente. Mister, sesto risultato utile consecutivo, se non leggo male, tra cui tre vittorie, ma vittorie pesanti come quella di come quella a Grottaglie, come in casa con la Scafatese, e poi avete fermato pure il Vicenza. Sì, vabbè, ma torno a ripetere, io credo che tra le tre vittorie c'è la sconfitta di Andria, che penso sia forse la partita giocata meglio delle quattro. Credo che a Andria non meritavamo assolutamente la sconfitta, secondo me si andava stretto anche il pareggio, però va bene così. Ieri abbiamo vinto una partita bruttissima, ovviamente su un campo dove non si poteva giocare assolutamente a calcio, quindi va bene così. Il calcio è bello anche per questo, però dico che questi risultati o queste prestazioni, davvero le prestazioni ci sono sempre state da parte dei ragazzi, abbiamo sempre avuto un'identità anche quando eravamo una squadra poco più di una Juniors. E ovviamente ora le prestazioni ci seguono i risultati, perché torno a ripetere, seppur rimanendo una squadra giovane, ma giovane di qualità. Mister, che cosa teme di queste ultime 5 giornate? Ma purtroppo il calendario a noi non c'è molto amico. Ovviamente ora ci abbiamo tre partite veramente di fuoco, anche perché l'Andria, con la sconfitta di ieri, o meglio con la vittoria del Potenza di Andria, i giochi sono totalmente riaperti anche per la vittoria del campionato, quindi poi andiamo a affrontare forse quella un po' più distante, ovviamente il Brindisi, però andremo a affrontare tre partite, diciamo, anche sulla carta proibitive, però torno a ripetere, ora con questo gruppo di ragazzi che ho a disposizione non ho paura di incontrare squadre di un certo spessore, però è normale, parliamoci chiaro, è inutile prenderci in giro che anziché Potenza, Taranto e Brindisi, in questo momento del campionato affrontare, che ne so, una Sarnese o una Gerdi, sono squadre ormai con l'obiettivo quasi raggiunto, è decisamente meglio, perché sotto l'aspetto motivazionale ovviamente è tutt'altra cosa incontrare squadre di questo tipo che squadre già forti di per sé, ma con una motivazione fortissima come Brindisi, Taranto e Potenza. Bene, mister, io non voglio ancora approfittare della sua gentilezza, la ringrazio molto per questo collegamento, ovviamente le faccio tanti auguri di buona Pasqua. E soprattutto anche per vicinanza le faccio un grosso in bocca al lupo, magari ci rifacciamo i derby l'anno prossimo in Serie D. Credi il lupo. Grazie a voi. Grazie, mister. A tutti, auguri. Auguri. Allora, Giuseppe, il mister giustamente, insomma, ha elogiato comunque l'organico, la squadra, però ci sono pure molti meriti suoi, perché comunque prendere dei ragazzi a dicembre, metterli insieme e ottenere subito dei buoni risultati vuol dire pure che c'è la mano del mister, che è importante. Sì, sono d'accordo, non è mai semplice mettere dentro dei giocatori a dicembre e creare subito la giusta sinergia tra di loro, la giusta amalgama. E quindi gli va dato merito, perché è un ragazzo che si vede che lavora sodo. Di Serra Capriola, tra l'altro. Sì, è un foggiano a tutti gli effetti, e lui nasce anche, se non mi sbaglio, nel settore giovanile del Foggia, come portiere,
E poi, insomma, è da un po' di anni che sta provando a fare l'allenatore, perché ognuno di noi prova a fare un qualcosa, quindi, e lo sta facendo bene, perché è abbastanza vero, insomma, se riesce a salvarsi quest'anno tra mille difficoltà, considerando anche gli innesti fatti a dicembre, diciamo che la squadra si è, secondo me si è rinforzata, e quindi ottenere la salvezza è comunque un buon traguardo. Ci dobbiamo fermare per uno spazio pubblicitario, ma prima i boss di Ilaria. Sì, Antonio. Ci tireranno un po' su, perché comunque c'è stato un buon pareggio in trasferta. Infatti, allora Nicola dice: una partita anch'essa deludente. Pensavamo di vincerla fuori casa, ma subito dopo il pareggio. Peccato. Andremo, cioè, beh, almeno un punto. Siamo alla fine, diciamo che ormai siamo salvi. E se è così, ci sta bene. Forza ragazzi e tanti auguri di buona Pasqua. Beh, ce lo prendiamo questo punticino, dai, non è un peccato, anzi, cioè fa arrivare a 39 punti, che non è matematica salvezza, ma non è qualcosa di molto simile. Ci fermiamo per qualche istante per degli suggerimenti pubblicitari, non ci lasciate, perché comunque dobbiamo parlare della giornata e soprattutto della classifica, che adesso sarà davvero interessante. Ocnoplast, azienda leader in Europa in serramenti in PVC, il massimo del design e del risparmio energetico. A Manfredonia è la Verga di Bruno Guerra, in zona Bissanti 273. Cellulare 333 39 73 053. Problemi all'impianto del gas, al camino, alla stufa a pellet, al condizionatore? Salvatore De Michele. La soluzione è sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia o chiamalo al 368-3432-022. L'abbigliamento giovane, frizzante, alla moda, lo trovi solo da Magazzini San Giuseppe, in via Natale Cimaglia 163. Raffaele ha sempre il capo giusto per valorizzare la tua bellezza. Una serata tra amici, una pizza, un buon cocktail? Mino ti aspetta al Lounge Bar e Pizzeria Re Manfredi, in via del Porto 16, al centro di Manfredonia. Raggiungici anche a pranzo, non te ne pentirai. L'arredamento classico e moderno, sempre di altissima qualità. I migliori marchi sono a Manfredonia da Arredamenti Baldassarre, da 35 anni sinonimo di cortesia e di competenza, in via Giuseppe Di Vittorio 167 e Corso Manfredi 161 a Manfredonia. Albatros, caffetteria, gelateria e champagneria, il punto di riferimento per un momento di relax in un ambiente giovane. Vieni a trovarci in via Togliatti 50 per un buon caffè ed un buon gustoso snack con i tuoi amici. La frutta 5 stelle la trovi solo da Saverio e Michele Totaro, in via delle Antiche Mura 273 a Manfredonia. Da sempre frutta di altissima qualità, scelta dall'attenta famiglia Ianima Bell. Un nome, una garanzia. La grafica, la cartellonistica, le stampe, tutto quanto serve ad impreziosire il tuo marchio, te lo realizza Wolf Pubblicità. Andrea inventa sempre la soluzione migliore per valorizzare la tua attività. Vieni a trovarci in Viale Miramare 30 a Manfredonia. Body Art, quando la palestra diventa ricerca ed innovazione. Luciano e Adolfo Manfredi ti aspettano in via Primo Maggio 108 per migliorare le tue doti fisiche e per un tonificante relax con attrezzature sempre all'avanguardia.